telespettatori, buonasera, buonasera da Gianfranco Vultaggio, buonasera ovviamente a tutti voi che siete su Tele 8, canale 117 del digitale terrestre. Benvenuti a Calcio d'Eccellenza, il nostro rotocalco sportivo che va in onda il lunedì sera, ma poi ci sono altre repliche, tra l'altro il venerdì lo potete rivedere sempre alle ore 21 sui nostri teleschermi. Allora, gli ospiti di questa sera, prima presento gli ospiti, poi presentiamo quello di casa. Sulla mia destra abbiamo Miguel Barbero, argentino del Mazzara 46. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Sulla mia sinistra invece Tiengo, estrema sinistra. Sulla mia sinistra, io sono allergico a certe cose, e c'è Juan Ortiz Lopez, argentino pure lui, di Buenos Aires, un paesotto, e centravanti della formazione del Mazzara 46. E poi accanto a me, come sempre, non potrebbe essere diversamente, l'opinionista della trasmissione, Gerolamo Cristaldi. Ciao. Ciao a tutti. Dunque, per quanto riguarda la sesta giornata di campionato, non mancano gli argomenti, come voi stessi potete immaginare. C'è stato il big match della giornata e forse di queste prime sei giornate di campionato, con riferimento a Mazzara 46 Nissa, una partita che sa veramente di con quel retrogusto che ci porta indietro nel tempo, anche per la presenza di persone allo stadio, le tifoserie, cioè tutto quel clima che ci stava intorno, che ha reso questa partita particolarmente interessante. Ovviamente di questo e di quant'altro parleremo anche purtroppo di una serie di problemi che hanno colpito, con spesso riferimento agli infortuni in casa giallorossa. Facciamo gli auguri sia a Giardina che a Galfano, e a che ci siamo anche a Mudù, visto che si toccava ripetutamente il ginocchio nella parte di dietro. Abbiamo tante altre novità inerenti anche alla probabile, non certa perché non abbiamo appreso i nomi, ma pare che in casa giallorossa stiano per arrivare due giocatori. Però ciò non di meno, partiamo subito con, ovviamente, per un attimo avevo dimenticato, l'eccellente prestazione del Mazzara Calcio, che in casa dell'Aspra, seppur in campo neutro, ha portato via l'intera posta in palio e quindi tre punti, finalmente arriva la prima vittoria in casa canarina. Leggiamo i risultati maturati al termine dei 90 minuti di domenica. Accademia Trapani Misilmeri, vi ricordo che questo è stato l'anticipo, risultato finale 1-1. Aspra Mazzara 1-2. Casteldaccia Folgore 1-2, Geraci Atletico Palermo 4-1, Marinino Castelbuono 3-0, Profavara Castellammare 3-1, Mazzara 46 Nissa 1-1, Sciacca Furgatore 2-1. La conseguenziale classifica, che per effetto del pari della Nissa si è accorciata leggermente, anche per quanto riguarda il sotto, se ci fate caso, per effetto delle Geraci del Mazzara che hanno vinto, si è accorciata anche da sotto la classifica. Allora, Nissa 16 punti in testa, segue il Profavara con 13 punti, Mazzara 46 12, insieme alla, udite udite, sorpresa, Folgore e all'Atletico Palermo. Castelbuono 9 punti in condominio insieme all'Accademia Trapani, 7 punti per il duo Marineo Sciacca, e poi Casteldaccia Castellammare 6 punti, Misilmeri 6, anche lei, Aspra 5, Geraci Mazzara 4, Furgatore 3 punti in classifica. Quindi i fanalini di coda d'ossa non sono più Geraci e Mazzara, ma bensì il mio adorato Furgatore. E allora, rientriamo nuovamente. E di Furgatore, con nascita. Non sono di Furgatore, sono di nascita di Mazzara del Vallo, però le mie origini sono di Furgatore, sia da parte di mamma che di papà. Quindi giustamente un po' di pensiero e di amore va rivolto al Furgatore Calcio. E allora, rientriamo in studio e io partirei proprio offrendovi le immagini inerenti la gara Accademia Trapani Misilmeri. Vi ricordo il finale 1-1. Grazie.
continuità, la parola d'ordine in casa Accademia Trapani dopo la vittoria sul campo del Mazara. Don Carlo Misilmeri che vuole dare una spallata al campionato per proiettarsi nella parte alta della classifica, 3 punti di distacco, 7ª l'Accademia Trapani, 10ª la Don Carlo Misilmeri. Questo è lo stadio Roberto Sorrentino, questa Accademia Trapani contro Don Carlo Misilmeri, anticipo della 6ª giornata del girone A di Eccellenza Siciliana. Amici di Sportisili, benvenuti e buon pomeriggio da parte di Nicolo Cilluffo. Fischia l'arbitro, passa Cummu col destro sul palo coperto da Alessio Zummo, cross, c'è York che la gira col destro. Zummo ci mette 2 pugni, poi calcio di rigore, è finito giù York, ammonizione per Stefano Cerniglia. Nolfo contro Zummo, fischia l'arbitro, va Nolfo, para Alessio Zummo che tiene in vita il Misilmeri, bravissimo l'estremo difensore della Don Carlo. E attenzione perché c'è Lucera che dall'altra parte prova a servire Matera con il tacco. Matera lascia la palla lì, poi lo Gerfo se la porta sul sinistro, calcio lo Gerfo, Don Carlo Misilmeri 1, Accademia Trapani 0, tiro sporcato, ma è quanto basta per portare in vantaggio la squadra di Tuminia. Secondo, Castiglione, c'è anche Lala, ce l'ha sul mancino, cerca York, Nolfo di testa, Zummo, possibilità per l'Accademia Trapani, York che vince il rimpallo, York contro Zummo, entra in area, York cade giù, non c'è contatto secondo l'arbitro, che cosa si è divorato York. Pace, break della Don Carlo, ancora al limite dell'area, prova a calciare, Mistretta, sicuro qui. Va Secum morbido sul secondo palo a pescare Lamin. Fuori gioco, ma che occasione. E si inserisce poi anche Mancuso. È finito giù un calciatore dell'Accademia Trapani. Ha scheggiato la traversa Lucera, praticamente da centrocampo. Occhio al 10 che punta Pellegrino. Prova ad andare ancora Castiglione. La mette in mezzo, c'è Nolfo, spara alla porta, scarica per Secum. Una botta da fuori, incredibile. Sul finale di primo tempo il pareggio dell'Accademia Trapani con il Secum. Lamin, Demba dentro l'aria, poi Agnello da fuori che si può distendere con la corsa di Lucera. Lucera, è tutto solo Lucera, si alza la bandierina. A pace si unisce Lucera, Secum, morbido, deviazione Zummo, che parata di Alessio Zummo. Lala si propone, Iannazzo servito, Nolfo, Cannavo, finta e va, Cannavo punta, Cerniglia va sul sinistro, Cannavo calcia, Pellegrino ancora da Raimondo Lucera che cerca Matera, c'è Mistretta, oh, Federico si propone, Lavardera in sovrapposizione, servito, cross di Lavardera direttamente in porta, Mistretta ci mette 2 pugni e la mette in calcio d'angolo. Va Lucera sul secondo palo, barriera piena, la rimette in mezzo, attenzione a Federico che è solo, che si è divorato Federico, era in posizione regolare. Adesso c'è tanto spazio per la Don Carlo, Federico prova a prenderselo, apre su Lucera che calcia, era fuori gioco, c'era Raimondo Lucera che punta Cammareri, 1 contro 1, sovrapposizione di Lavardera, Lucera va da solo sul destro, calcia troppo centrale, blocca Mistretta. Romano, Federico, Matera, 1-2, Federico ce l'ha sul destro, può aprire, va proprio lì dove c'è Lucera che rientra, calcia, Iannazzo apre fuori testa di Alessio Cannavò, para Zummo,
va Zummo, potrebbe essere l'ultima palla. Romano, vada Lucera, Lucera la mette giù, Lucera l'aveva messa anche dentro, era in fuori gioco Raimondo Lucera, triplice fischio, finisce 1-1 la sesta giornata di eccellenza. Accademia Trapani Missile Mary finisce tra le polemiche con il gol annullato. Allora, le immagini ci hanno regalato praticamente una partita dove, diciamo, le due squadre si sono affrontate alla pari, possiamo dire. A viso aperto tutte e due le squadre. Sì. Allora, hanno giocato... il risultato del pari è giusto? Ma secondo me sì, perché hanno giocato tutte e due per vincere, devo essere sincero, per vincere, proprio giocavano per vincere, e è andata male a tutte e due, non hanno vinto nessuna delle due, però hanno fatto una bella gara, ci sono state tante azioni da gol in quella gara, e devo dire che il Missile Mary forse sta uscendo un po' dalla debacle che c'era stata, diciamo, dall'anonimato, dall'anonimato in cui, esatto, e quindi okay, sta cominciando a uscire, a venire fuori la squadra che si pensa che possa essere. Se, non è possibile che l'Accademia Trapani abbia permesso al Missile Mary di fare una buona prova, ma che il Missile Mary continua a essere la squadra di prima? Potrebbe pure essere, però da quello che si è visto dalle immagini non è sembrato questo, relativamente a questa faccia, cioè, è normale. Allora, dunque Miguel, sì, si è giocato in casa del Missile Mary, no? Sì. Una partita dove è stata rocambolesca nel finale, perché a mio avviso, lo dico io, non lo dici tu, e neanche Ortiz, l'arbitro ha regalato il calcio di rigore al 92esimo, perché secondo me non era rigore quello da concedere. Comunque. Di chi parli? Del Missile Mary. Ah, ok. Allora, risultato finale. Che impressione ti ha dato questo Missile Mary quando si è giocato con questa squadra? Prima noi sapevamo che la Missile Mary era una squadra forte, che trovavamo giocatori di esperienza che conoscono bene questa categoria, però noi primo 10-15 minuti abbiamo fatto il nostro gioco veramente. Abbiamo trovato il gol, che dopo questo siamo stati fermo 15-20 minuti, questo è stato, penso che peggio dopo per noi, perché noi stavamo con la testa giusta in fare il nostro gioco e lo stavamo facendo bene. Dopo, quando penso che l'arbitro si è visto condizionato dopo il nostro primo gol, e subito ha fischiato un rigore, che il problema non è il rigore, che il problema che abbiamo avuto è che si è infortunato in questa giocata il nostro capitano Gino. E dopo la partita penso che noi abbiamo fatto tutto bene, dopo ha mancato segnare anche e fare un po' più di differenza. Esatto. Juan, anche perché a un certo punto c'era la, si può dire, la, si era maturata l'idea, c'era la convinzione che la partita era stata vinta, è possibile? E noi andiamo sempre a cercare a vincere, poi tu sai, sono circostanze di partite che girano in una o l'altra forma la partita, che poi ci è costata questo pareggio, però dico, la sensazione era sempre di voler vincere, voler andare a cercare magari un altro gol, così finiva diverso, però purtroppo il calcio pure capita questa cosa, che alla fine sì, giocando bene oppure avendo le palle ti fanno gol alla fine, ci costa. Ha fatto, è stato un momento quel gol, insomma, un tiro così che Venosa è un gran bel gol, però era un momento, ha fatto un euro gol. Peccato che hanno avuto quel momento, certo, e allora anche a Favara è lo stesso fatto, insomma. Sì, lo stesso Favara, appunto, appunto. Allora, onestamente, sinceramente, per quelle che sono state le tue impressioni, tenendo conto anche che tu negli anni passati hai orbitato sempre nel campionato di eccellenza, ti ha impressionato questo Missile Mary? Cioè, a tuo avviso è una squadra che può dire la sua anche per una vittoria finale del campionato, oppure è una squadra di centro classifica senza, diciamo, andare oltre? Guarda, io ti posso dire che sicuramente una squadra attrezzata bene, che ha degli elementi importanti, perché ci sono ragazzi che riconoscono la categoria, hanno fatto, diciamo, grandi cose, quindi se può dire che
ancora non so se non hanno trovato non, i risultati non li sono arrivati, però penso che si continuano a fare questi tipi di partite magari e riescono a fare più risultati, però sì, sicuramente hanno ragazzi di qualità, perché noi, anche noi avendo giocato bene, loro ci hanno avuto le occasioni, quindi vuol dire che le sta mancando, la squadra c'è, magari sta mancando qualcosa, però è una squadra da tenere in considerazione, certo. Chi invece sta destando particolare stupore per questo inizio di campionato è sicuramente la Folgore. Quei ragazzi rossoneri, terribili ragazzi rossoneri, che hanno fatto a meno di gol di Fofana questa settimana e hanno espugnato il campo del Casteldaccia. Vedete, magari uno potrà pensare e dire che il Casteldaccia, beh, vabbè, da qui ci può stare, no, è un po' difficile. Ci può stare andare a vincere a Casteldaccia. Io vi dico sì, sì, ci può stare, perché non esiste campo inespugnabile. È rognosa, però andare a vincere a Casteldaccia posso garantirvi che è veramente un'impresa. Quindi da parte nostra i nostri più sinceri complimenti e auguri ai ragazzi di Castelvetrano e anche al mister e a tutta la società, mettiamola così, perché intanto 12 punti in classifica, che sono un dire per tutto l'entourage rossonero tenuto conto della recente promozione. E poi questi tre punti conquistati a Casteldaccia, ripeto, non sono, al di là del fattore se poi la Folgore lotterà per non retrocedere, play-off, play-out, questo lo vedremo in seguito, però questa è la classica partita che i tre punti valgono sei. Qui apro una piccola parentesi, perché Barbero l'anno scorso giocava con la Folgore, sì. Quindi i tuoi ex compagni hanno fatto un'impresa questa settimana con la vittoria a Casteldaccia. Sì, loro veramente sono impegnati con la Folgore, stanno facendo un bel campionato in questa sei giornata, hanno iniziato bene e hanno trovato già, sono le due vittorie di seguito, questo dà fiducia a tutte le squadre. Tre vittorie di seguito, ci sarà ragione, sì. Marineo settimana scorsa, ora con Casteldaccia in trasferta. Questo è importante, hanno buoni giocatori, hanno preso qualche altro giocatore che sono forti. E sono rimasti Pizzolato, Pasquale Galuccio, che sono giocatori che conoscono bene questa. Io ti volevo fare una domanda. A tuo avviso, visto che tu ci hai giocato tutta la stagione l'anno scorso, sì, le condizioni del campo della Folgore sono un vantaggio o uno svantaggio per la Folgore, visto che il campo è veramente in pessime condizioni? E loro si allenano lì tutta la settimana, già lo conoscono, e tu sai che è difficile giocare di prima, esatto, o uscire con la palla al piede è troppo difficile. Penso che loro fanno un gioco che si basa prima nella squadra che c'è e dopo nel campo che si trova. Quindi è difficile, noi che alleniamo in questo campo, che è d'erba sintetica, andare a giocare in questa erba naturale che non sta bene. Sono cose di... Esatto. Il Casteldaccia rispetto all'anno scorso, pur trovandosi quasi a centro classifica, sta vivendo secondo me un momento di flessione, cioè quella certezza che l'anno scorso avevo, ossia il fortino dentro il suo perimetro, il suo rettangolo di gioco, quest'anno sta avvenendo decisamente meno. Ma diciamo che anche l'anno scorso il Casteldaccia non è che sia partito eccezionalmente, diciamo che nella seconda parte del campionato ha fatto vedere molte cose rispetto. Quindi ci dobbiamo aspettare un ritorno? Penso di sì, perché nel proprio campo, io non lo so, perché forse tra due campi brutti ha prevalso quello peggiore, che è quello della Folgore, perché è abituata ancora di più a un campo peggiore, e forse è per questo, perché anche il campo di Casteldaccia non è che sia fra i migliori, insomma. Ma vabbè, comunque fondamentalmente ciò che lo caratterizza sono le dimensioni, è stata una battuta, cioè, il campo di Casteldaccia mi sembra buono, è piccolo, come comunque bisogna esorniamo sempre allo stesso fatto.
diciamo che siamo alla sesta di inizio campionato e quindi ancora ci sono molte squadre che non sono entrate nella routine abituale di campionato, ancora sono in preparazione, diciamo, e quindi la mentalità ancora non è quella giusta ad affrontare le squadre che vengono davanti. Però è anche vero che a differenza dell'anno scorso, Juan, quest'anno sembra che le squadre abbiano un senso di equilibrio maggiore, cioè ci sia più eguaglianza fra le squadre, a prescindere se sono di vertice o meno. Mi spiego. Il Marineo e il Castelbuono, che dovrebbero essere delle squadre di bassa classifica, in realtà non lo sono, e ti alternano una vittoria con una sconfitta. In questo modo fanno più punti rispetto a fare due pareggi. Sì, non so se rendo l'idea. Sì. Allora, loro fanno tre punti anziché di farne due. Ora, sembrerà una stupidaggine, ma dal punto di vista numerica, per quanto riguarda la classifica, è importante. Tu pensi che le squadre si allenano e si preparano la settimana, la partita, anche in quest'ottica, oppure i risultati in questo momento sono frutto della casualità? No, della casualità non credo che ci sia nulla. Una si prepara in settimana sempre per andare a vincere. Comunque vada, comunque sia l'obiettivo di ogni squadra. E uno prepara la partita per vincere, poi magari uno avendo degli elementi diversi o come è stato preparato l'anno, forse io vado campionato a vincere, campionato a mantenere categorie, queste cose, uno sempre vuole vincere. Poi tu hai detto Castelbuono, sono squadre che hanno dei ragazzi che magari non sono molto conosciuti ma sono forti, corrono. Quindi bisogna stare attenti sempre, non ci sono partite facili. E comunque sono convinto di una cosa, che smuovere la classifica indipendentemente dalla vittoria o dal pareggio, e anche specialmente per questo tipo di squadre, anche un punto per loro è preziosissimo, a mio giudizio. Tu dici un'iniezione di fiducia. Sì, senza dubbio, perché perdere una gara, perché quando tu proponi quando dicono la vincono, uno la perde, ma quando la perdono, vanno laggiù. Esatto. Un punto è sempre un punto guadagnato. Recuperare poi diventa difficile. Quindi in un certo qual modo possiamo dire che non esistono squadre facili. No. Nessuna squadra è facile. O perlomeno non esistono partite facili. No, ogni partita ha un'istoria e noi dobbiamo in settimana lavorare bene per arrivare lo migliore possibile a ogni partita, perché come tu dici, tu puoi giocare in un campo lo che è più piccolo come Marineo, però è buono il campo, dopo andare a giocare a Casteldaccia, che il campo non è il migliore per fare il gioco che uno vuole, e tutto questo cambia il lavoro che uno fa nella settimana. Esatto, che quindi poi giustamente ridimensiona ciò che tu hai fatto, ti sei preparato in un modo, vabbè, ormai diciamo che dei campi si sa tutto, sì. E forse anche, forse anche degli avversari, però, io credo però non è sapere abituarsi subito una volta che inizia la partita, perché poi il campo è quello. Voi vedete dei filmati prima di vedere e andare a fare la partita? Esatto, filmati delle partite, delle squadre che dovete affrontare, ne vedete? Sì, certo, il suo ruolo tenta di prendere quello che serve. No, dico, perché anche questo è importante, aiuta, a mio giudizio, perché aiuta, insomma, ti fa conoscere quella squadra, non vai ad occhi chiusi ad affrontare la squadra. No, oggi è un po' difficile andare ad occhi chiusi a giocare un'altra squadra. Ok, a proposito di occhi chiusi e occhi aperti, vediamo le immagini inerenti la gara Sciacca Fulgatore, vi ricordo il finale, 2-1. Sesta giornata del girone A del campionato di eccellenza, in un pomeriggio assolato al Gurrera di Sciacca si gioca Unitas Fulgatore, entrambe le squadre alla ricerca del rilancio in classifica. I neroverdi nelle ultime tre giornate hanno ottenuto un solo punto, la domenica precedente a Castellammare, trapanesi reduci da tre sconfitte consecutive. Nello Sciacca esordio in panchina al Gurrera per il nuovo allenatore Davide Boncore, assenti Concialdi per squalifiche e Ciancimino per infortunio. Il tecnico come secondo junior, oltre al portiere di salvo, ha scelto l'esterno di centrocampo russo Licciardello, preferito a Sekan. Sesto minuto, Sciacca pericoloso con una incursione di Benny Raci dalla fascia destra, il tiro respinto dal portiere Mistretta, pallone allontanato poi in calcio d'angolo.
poco dopo sugli sviluppi del corner, cross di Ricciardello, colpo di testa alto di Maniscalco. Lo Sciacca insiste, all'11° Fricano serve un buon pallone ai raggi che fa partire un diagonale forte e teso che colpisce il palo. Il Fuggatore si difende in una delle rare azioni d'attacco, fa venire un brivido ai tifosi saccenzi. Al 23° Mannina con un tiro da lontano cerca di sorprendere di salvo, il pallone si abbassa improvvisamente e colpisce la parte esterna della traversa per poi perdersi sul fondo. 33° azione in velocità dello Sciacca che trova un varco a centrocampo, Iraci libera benissimo Fricano che si presenta solo davanti al portiere e invece di tirare serve Balistreri anticipato dai difensori. L'azione nero-verde è comunque tambureggiante. 40° Licciardello colpisce di testa, la difesa trapanese sbroglia con un po' d'affanno. 41° Maniscalco ci prova ancora di testa dopo un calcio d'angolo, la sua conclusione viene respinta sulla linea dai difensori. 42° ancora Iraci che da destra spinge come un forsennato sul suo traversone raso terra, si avventa Licciardello che da due passi non trova lo specchio della porta, il pallone si alza sopra la traversa. Ultima azione d'attacco del primo tempo per la squadra di Boncora al 43° ancora con Iraci che tenta di sorprendere Mistretta dalla lunga distanza, il suo tiro termina di poco al lato. Il primo tempo si chiude dunque senza reti, molto bene lo Sciacca ma nonostante la netta supremazia i neroverdi non sono riusciti a sbloccare il risultato. Secondo tempo le squadre rientrano in campo senza cambi e dopo due minuti arriva l'attesa rete del vantaggio saccense grazie alla caparbietà del solito Iraci che gestisce un pallone quasi sulla linea di fondo, vede l'inserimento di Balistreri, lo serve e il numero 9 saccense produce il tapin vincente per l'1-0. Una rete cercata e ampiamente meritata per l'Unitas che sembra destinata a cambiare radicalmente il ritmo del match e l'atteggiamento della squadra ospite. Al 51° però, forse perché ancora rilassato dopo aver segnato il gol del vantaggio, lo Sciacca si fa sorprendere dal numero 9 ospite stabile. L'attaccante del Fuggatore centro area si vede arrivare un pallone vagante da una rimessa laterale tutto solo, batte agevolmente di salvo. Evidente errore di schieramento di attenzione da parte della difesa neroverde. La squadra di Boncore prova a ripartire con i suoi ritmi dopo aver subito inaspettatamente il pareggio del Fuggatore, ma i saccenzi sono poco lucidi e nemmeno i cambi fatti dal mister modificano le cose. Entrano Sant'Angelo al posto di Balistreri e Seccan al posto di Licciardello. Supremazia territoriale ma nessuna limpida occasione per lo Sciacca che all'80° rischia addirittura qualcosa quando il nuovo entrato trapanese Razza che in contropiede conclude con un tiro alto un'azione che forse si poteva sfruttare meglio. All'85° ancora Iraci, il migliore in campo, scaccia l'incubo di un'altra partita al Gurrera senza vittorie. Con una determinata percussione centrale trova il varco giusto per inzaccare nonostante la pressione dei difensori avversari. È il gol del 2-1 tra l'entusiasmo generale, l'abbraccio dei tifosi al calciatore ex Siracusa, autore non solo del gol della vittoria ma anche di una buona prestazione. Nei restanti minuti lo Sciacca spreca malamente un facile contropiede con Seccan e nel recupero, un po' in affanno, i neroverdi riescono a frenare i tentativi del Fuggatore che con coraggio si era tuffato in avanti alla ricerca del nuovo pareggio. 3 punti preziosi per uno Sciacca che deve ancora migliorare, altra sconfitta ma onorevole per la matricola Fuggatore. Domenica prossima lo Sciacca in trasferta a Castelvetrano contro la Folgore per la 7ª giornata del girone A di eccellenza, Fuggatore in casa contro il Profavar. Questa partita è una partita che è caratterizzata dai minuti finali, una partita che è stata giocata assolutamente in maniera equa, dove il tecnico del Fulgatore si rammarica per i minuti finali e per non avere il suo centravanti dopo aver fatto il gol del pari, messo dentro il gol del 2-1 che sarebbe stato il vantaggio del Fulgatore avendo avuto la possibilità a tu per tu col portiere Sciacchitano. Però è anche vero che nel calcio vince chi la mette dentro, quindi al tecnico del Fulgatore ricordiamo che vince chi segna, non chi poteva segnare, che è una cosa diversa. Premesso questo, è una battuta, lì io mi fermo.
Lo Sciacca sicuramente è quella squadra che intanto si è portata a 7 punti in classifica, ha mosso la sua classifica, una classifica decisamente deleteria, tenuto conto del parco giocatori a disposizione, ma ha vissuto delle vicissitudini non indifferenti, compreso l'esonero del suo allenatore. Sì. Si può dire che con questa vittoria, diciamo così, anche maturata nei minuti finali e contro il fanalino di coda e scacciacrisi? A scacciacrisi, a mio giudizio, te l'ho detto anche prima, ogni mosca ha il suo effetto, insomma, perché secondo me c'è stato un ritorno del famoso e grande Iraci, che ha fatto un'azione per cui ha consentito al calciatore di fare gol, e un gol l'ha fatto lui stesso, e quindi quando c'è classe, a mio giudizio viene fuori la classe. Però c'è da dire un fatto: l'amalgama di squadra ancora non lo si è visto, non si vede, esatto. Non lo si vede, e quindi bisogna aspettare ancora un po', vediamo. A questo inizio Boncore è subentrato da poco. Il senso di squadra, permettimi, il senso di squadra si è notato più nel Fulgatore che non nello Sciacca. Sì. Il gruppo. Sì, sì, è probabile, anzi è sicuramente così. Però c'è da dire un fatto che Boncore sta cambiando un po' le pedine di movimento dentro il campo, perché se continua a fare quello che faceva Bonfatto, tanto valeva non cambiarlo. Qualche cosa alternativa la deve trovare. E lui lo sta facendo. Ora sta a vedere in seguito se queste ben fatti di buon cuore, esatto, siano veritiere e che vanno in porto. Allora, possiamo parlare sicuramente con i due protagonisti di questo campionato d'eccellenza, Barbero e Ortiz, dello Sciacca. Lo Sciacca si è affrontata la prima giornata di campionato, sì. Battesimo, come si suol dire, in casa la prima di campionato dopo l'eliminazione della Coppa Italia, quindi si voleva assolutamente far bene, fare bella figura. In quell'occasione il Mazzara 46 ha disputato una partita, a mio avviso, eccezionale, cioè la classica partita da tutto perfetto. Sì, credo che quella partita è stata fatta bene da tutti gli elementi, perché tutti i ragazzi hanno fatto il lavoro che si doveva fare. E poi, avendo attenzione in questi ragazzi, gente che conosce il calcio, ha fatto pure buone cose, quindi c'era bisogno di stare attenti su tutto il campo, diciamo, e credo che l'abbiamo fatto più di bene. E poi il risultato ovviamente dice questa cosa, però sì, è stata una buona partita. Poi, come dici tu, siamo usciti dalla Coppa, che magari con quel sapore amaro che noi diciamo, non avevamo giocato del tutto bene, ma le occasioni c'erano state, quindi per noi era importante fare una buona figura, una buona partita, e penso che l'abbiamo fatto. Ti aspettavi una prestazione come quella? Immagino che la partita con lo Sciacca è stata presentata in un determinato modo anche dentro lo spogliatoio, no? Sì. E ti aspettavi una prestazione da parte tua, da parte dei tuoi compagni in quella circostanza così forte, così determinata? Te lo dico, sai perché? Avendo tu provato, essendo arrivato tu l'anno scorso in Italia, avendo giocato al campionato di promozione, tra il campionato di promozione e il campionato di eccellenza c'è un bel po' di differenza. Sì. E quindi l'impatto da parte tua non è stato semplice, presumo. No, non è stato semplice. Io questo anno ho avuto la fortuna di trovarmi con un compagno nel stesso ruolo che io, come Mudù, Gino, Claudio Calfano, Davide Locascio, che e già hanno giocato tantissimo campionato d'eccellenza, hanno una grandissima esperienza, e loro dall'inizio mi hanno aiutato a migliorare, a cambiare un po' il mio gioco difensivo, perché in Argentina non facciamo lo stesso gioco qui qua, e questo mi ha aiutato tantissimo, e ringrazio a loro per questo. E dopo con lo Sciacca penso che segnare subito
una partita è importante, porta tranquillità alla squadra e a continuare a fare quello che stavamo facendo, che era fare una buona pressione, girare la palla veloce. Penso che abbiamo fatto una bella prestazione. In quella partita si è passato in vantaggio dopo 7 minuti, no? Sì. Grazie a te. Cioè, la mancata reazione da parte dello Sciacca, io presumo insomma che voi vi aspettavate una reazione forte, veemente, da parte dello Sciacca, invece voi avete continuato a imbastire il vostro gioco e siete stati bravissimi nel non farli giocare. Questo sugli spalti da parte dei tifosi non tutti lo hanno capito, cioè siete stati più bravi voi che non meno bravi loro. Qui si è ragionato in un altro modo, ma sorpassiamo su quel tipo di ragionamento. Nel secondo tempo il Mazara 46 è venuto fuori molto bene, poi c'è stato quell'episodio di cui tu sei protagonista, no? Tocco non tocco su quel fallo laterale. Noi abbiamo detto che non tocchi. Guarda, su questo aspetto io dire, le immagini sono un po' bugiardi perché no, le immagini sono chiare, le immagini sono chiare, la mettono in rallento, non c'è più chiarezza che chi ha fatto, ha commesso il fallo. Quindi dimmi tu, l'hai toccato? L'ho toccato. Faccia perdere. Ormai è finita quella partita. La coscienza. Tanto ormai è passato. L'hai toccato o non l'hai toccato? L'importante è che la partita è finita 3-0. Vabbè, quello sì. Non l'ho toccato. Però a noi anche questa forma di attaccamento alla maglia, alla squadra, piace. Quindi va benissimo. Lo Sciacca è una squadra, Girolamo, che sì, ha cambiato l'allenatore, sta cercando di girare, come si suol dire. Beh, io penso che comunque però tutto quello che è stato fatto fino in questo momento è stato devastante in senso negativo, e che in qualunque caso centrare o provare ad andare incontro all'obiettivo che si erano prefissati sia decisamente qualcosa di assolutamente impossibile. Penso proprio di sì, è difficilissimo, insomma. Sì, dopo che abbiamo visto la Nizza ieri è veramente impossibile. Molto improbabile, certo, perché poi ne parliamo di esatto, della Nizza. Della Nizza ne ti ho detto dopo. Ieri una cosa che a mio giudizio è essenziale. Comunque, vedi, lo Sciacca, quantomeno i termini che si era prefissato, secondo me non li potrà mai raggiungere. Il fatto stesso che ha cambiato già allenatore, questo è un dato di fatto essenziale a mio ma giudizio. Era secondo te il cambiare allenatore in un momento come questo è sinonimo di aver preso l'allenatore sbagliato o è sinonimo di avere sbagliato a prendere qualche giocatore? No, è sbagliato. Ma sai che te lo chiedo? No, perché hanno sbagliato a prendere un allenatore che parla. Questo, dovevano prendere un allenatore che non parlava. Utangaro. Esatto, ti faccio vedere, ti faccio che rimaneva al suo posto. Ho capito. A mio giudizio ha parlato. Quindi è stato obiettivo, è sincero. Esatto, ha fatto male alla dirigenza. In questo caso si potrebbe dire che il Giovanni Iacono a Sciacca non ci potrebbe stare. No, completamente. Anche perché lui inizia dicendo speriamo che mi salvo, quindi. Certo, è giusto. Va passata. Esatto. E allora, Michele, c'è stata, propongo alla regia di mettere in sottofondo le immagini inerenti la gara Pro Favara Castellammare, il finale è stato di 3-1. Sulle immagini commentiamo la prestazione del Pro Favara, non tanto relativamente a Pro Favara Castellammare, che sotto un certo aspetto da un punto di vista calcisticamente parlando di storia della partita dice poco o niente, ma lo facciamo perché diamo la possibilità di coinvolgere anche i nostri ospiti, visto che già col Pro Favara si è giocato. Sì. Allora, anche in occasione della partita col Pro Favara il Mazara 46 ha dato una dimostrazione di forza in casa, in trasferta, contro quella che si dice, almeno in questo momento è, ma si dice dall'inizio del campionato, che insieme alla Nizza deve vincere il torneo. Anche in questo caso tu hai giocato contro il Pro Favara. Che impressione ti ha dato? Cioè, anche questa secondo te, al di là della classifica, l'hai affrontata e hai trovato grandi difficoltà e quindi tu pensi e dici sì, secondo me
può provare a vincere, o tutto sommato è una squadra alla portata anche della Mazzarese e quindi tutti questi grandi sfracelli non li vedi? Ma la Mazzarese però, scusami, tu così la metti giù, la Mazzarese è una delle squadre che può vincere il campionato. Ma questo poi ne parliamo. Noi quando abbiamo preparato la partita con la Pro Favara, loro, prima che già sappiamo le squadre che hanno grandissimi giocatori, però loro hanno due o tre giocatori che penso che fanno la differenza. Dopo noi abbiamo fatto una grandissima partita, nel senso di che noi abbiamo lasciato giocare a loro e lo abbiamo messo in difficoltà, perché quando loro non prendono la palla è difficile fare gioco. una buona partita, una buona prestazione. Sì. Penso che noi questo l'abbiamo fatto bene, dopo alla fine peccato quello che è successo con il rigore, che per me rigore. Non esiste, però loro nel primo tempo hanno avuto una o due occasioni chiara, sì, ma il secondo tempo non hanno tirato in porta, esatto, e questo parla del grandissimo lavoro che abbiamo fatto. Juan, scusami, però secondo te è una squadra che può vincere il campionato? Hanno giocatori di grande qualità e hanno esperienza. Non è impossibile. Hai giocato sia con l'Anissa che col Pro Favara. Come le vedi quelle due squadre tu? Penso che uno la devi rispettare, però non deve avere paura da giocare con loro. Non è perché hanno più esperienza significa che sono migliori. Ma mi fa piacere che parli così, in questo modo. Mi fa piacere, vuol dire che conosci le vostre, che conoscete le vostre forze e che potete combattere con loro. Mi fa molto piacere. Allora, Juan, in occasione della partita col Pro Favara, al 92esimo viene concesso un calcio di rigore, diciamo, molto generoso, mettiamola così, sì, e la chiudiamo lì, ok? Sì. No. Poi succede che si va a giocare in casa del Misilmeri e arriva un altro gol al 92esimo, pure questo, che frena in un certo qual modo lo slancio della squadra, cioè una squadra che è lanciata, che sta facendo risultati non buoni, strepitosi, viene un po' con le gambe tagliate, perché prima ci pensa un arbitro a dare un rigore molto dubbio e poi il destino ha voluto che Federico trovasse il tiro della domenica e contemporaneamente anche l'incrocio dei pali. In quelle due occasioni si perdono 4 punti in classifica, che sono in questo momento del campionato determinanti. Ciò non di meno, però la Mazzarese regge l'impatto, regge l'urto. Oh, allora, prima di parlare del Mazzara 46 o Mazzarese, che dir si voglia, per gli amici a casa ci intendiamo meglio, il Pro Favara sul piano del gioco, allora io lo so perché ti faccio questa domanda, perché molto spesso si dice quella squadra vincerà il campionato, l'altra squadra vincerà, però quando poi ci sono le partite vedi che ci sono squadre tipo il Mazzara 46, che non veniva considerato fra le eventuali pretendenti, che vanno in casa loro e fanno un gioco che è di gran lunga superiore a quello che fanno loro. Cioè il Pro Favara non meritava di pareggiare assolutamente, perché in quell'occasione, specialmente nel secondo tempo, perché giustamente lui ha ricordato che nel primo tempo il Pro Favara aveva avuto due palle per passare in vantaggio o comunque pareggiare, ma la partita l'ha fatta il Mazzara 46. Ora, perdere 4 punti in questo momento del campionato, quanto incide sul piano della voglia e della determinazione anche di una squadra? No, guarda, sicuramente questi due pareggi ci hanno fatto capire che non dobbiamo mai calare la concentrazione, perché che ci sono stati due pareggi al 90esimo qualcosa vuol dire, a prescindere se c'è stato rigore o no nella giocata. Sì. E questo vuol dire che è una cosa che, sempre pensando a noi, perché è quello che dobbiamo guardare, sono cose che dobbiamo lavorare. Poi certamente sono punti che poi alla lunga
e uno li sente, però non vuol dire che sia una cosa che ci deve affettare, sì, ci deve servire per lavorare, per pensare a fare le cose ancora meglio, perché rimanere concentrati fino alla fine. Poi è questa cosa che dici tu, di noi andare a proporre il nostro gioco a prescindere dal campo che sia, perché poi noi siamo convinti di quello che siamo, quelli, i ragazzi che vanno in campo, e quindi vuol dire che la nostra forza l'abbiamo, come dice lui, dobbiamo avere rispetto della squadra ma non paura di nessuno. Poi... Vedi, proprio questa tua domanda fa capire benissimo i quattro punti di differenza tra Mazzara 46 e Nissa. La Nissa vince due partite a fine gara e guadagna, vince sia col Geraci che con il tuo Favara alla fine, e quindi erano due pareggi, quindi quattro punti in meno. Invece la Nissa ha guadagnato 4 punti rispetto a Mazzara, il Mazzara ha perso 4 punti, la Nissa ha guadagnato 4 punti nel finale di gara. Queste sono concentrazioni al massimo fino alla fine. Vedi, la Nissa ieri, vabbè, poi ne parliamo, ma dico, poteva perdere negli ultimi 5 minuti perché stava mancando di concentrazione all'ultimo. È risaputo che io sono un tifoso del Mazzara 46, quindi premesso questo particolare, ieri quando è partito quel tiro diretto sotto la traversa ho sperato che il portiere scivolasse, che fosse investito da un camion, insomma in un modo o nell'altro, e invece l'ha presa. Vabbè, comunque, perché dico questo al di là della battuta? A Dio piacendo, in due occasioni il Mazzara 46 è stato sfortunato, mettiamolo così. In occasione della squadra, della partita col Geraci, il Mazzara 46 è stato molto fortunato. Sì. Perché non abbiamo fatto un tiro in porta e abbiamo vinto 1-0, se lo sono fatti loro da soli il gol. Ok? Sì, sì. Però ieri potevamo recuperare quella sfortuna in più che avevamo avuto, no? Sì. Non c'è stata. Cosa ha creato come difficoltà, e lì chiedo alla regia di mettere in onda le immagini, anzi facciamo una cosa, vediamo le immagini inerenti la partita Geraci Atletico Palermo, vi ricordo il finale di 4-1, poi rientriamo in studio e commentiamo le immagini. Ancora una big per metterli più alla prova, questo gruppo a sfidare la seconda squadra di Palermo tra le protagoniste di inizio stagione. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Santissima Trinità e Geraci Athletic Palermo. Siamo nella sesta giornata del girone A di Eccellenza Siciliana. A punti, pallone profondo, lo stop di Pettel, tiro al volo con Giuliano alla battuta. Caronia, pallone messo dentro, colpo di testa, salvataggio sulla linea. Lopizzo senza paura, il classe 2006, lancio lungo, Rudogna, l'aggancio al volo, Rudogna, la traversa incredibile. Pette, non il tocco di Bonamaison, 1-2, il tiro in gioia, il Geraci ha segnato, Lucustin, Bonamaison, il vantaggio, primo gol, mai al Geraci, di Agustin, Bonamaison. Guadagnoli non la prende di testa, poi Rudogna, viene anticipato il tiro di Guadagnoli. Pareggio dell'Aspra contro il Mazzara, il gol di Marrone, il tiro da fuori, traversa incredibile di Mendola. Mustacciolo, sale anche Corsino, si va però sulla fascia mancina, il tiro al volo di Consiglio. Guadagnoli proprio contro Gianmarco Corsino, Guadagnoli va verso l'interno, il tiro centrale, non trova nessuno. È stato anche un po' debole, occhio alla prateria per Graziano. Graziano entra in area contro Barbagallo, scivolata evitata. Da passaggio per Giovagnoli, va col mancino, calcia! Buona Maison, Gusso, largo, Pette, non il tiro! Caronia, riesce il passaggio, Mustacciolo. Buona Maison, pane bianco sullo stretto, si infila pane bianco, cross basso, deviazione. Ancora Pette, non... La voleva Rudogna, si gira Guadagnoli, il tiro Ragone. L'intercetto di Pettenon, Corsino non lo evita ancora Pettenon. Pettenon allarga il piazzato centrale di Bonamaison. Diverse chance per raddoppiare, qui il tiro da fuori, calciato da Consiglio, Geraci in velocità. Rudogna
gira pallone per Guadagnoli, punta la porta. Pallone sul secondo palo, allontana Rudonia, di controbalzo Birardi. Pane bianco, mette basso in mezzo Guadagnoli. Verso il primo palo, pallone che scorre Rudonia. Di testa Guadagnoli per la corsa di Rudonia, entra in area Rudonia potente. Contro Bressan, Manfre sempre di più verso il centro. Mazzara in vantaggio, Misilmeri contro l'Aspro, il gol di Riccioli, il tiro di Birardi. Santana fa correre Corsino, avanza ancora la squadra di Giannusa, pallone dentro, il colpo di testa dalla panchina, il pareggio di Mercanti, l'1-1 dell'Athletic Palermo. Esce Guadagnoli, al suo posto Fernandez, si è trovato davanti Giovagnoli, poi scontro in casa Athletic, il recupero di Rudonia, lancio lungo, c'è Fernandez da solo, dall'altro lato il controllo del portoghese, Fernandez e il tiro! Fernandez, anche lui dalla panchina! Allarga il pallone sulla destra, Coco, gira tutto, Fernandez sponda di testa all'indietro, c'è il tiro al volo! Di Bonamaison, Ragone si distende, pane bianco, sale lui, il tiro di pane bianco deviato. La battuta della punizione allontana Rudonia di testa. Continua a provarci l'Athletic, il recupero di Giovagnoli, Fernandez, sono in quattro a salire, pallone per Rudonia, Ragone uscito, Ragone uscito, Rudonia che ha appena segnato, si va a prendere la standing ovation della Trinità. Gonzalez allarga, Coco, cross in mezzo, pallone ricevuto da Giovagnoli, il tiro di Gonzalez, Ragone battuto corto questo calcio d'angolo con Bonamaison che svette in mezzo a due, cross basso, duello aereo, Fernandez con il corpo di Pende, ce l'ha sul destro, tiro ancora per un'infinità, pallone sul primo, Ragone si è disteso, Birardi fermato, Pettenon verso Fernandez, sempre tanto spazio per il Geraci con l'Athletic costretto a rientrare, Fernandez in mezzo, Bonamaison, apertura verso Fernandez, si sta divertendo oggi il portoghese, Fernandez il controllo e il gol del 4-1, doppietta per Marzio Fernandez. Non si concretizza nulla però, è ufficiale la prima vittoria stagionale dei Geraci, un 4-1 pesantissimo all'Athletic Palermo che subisce la seconda sconfitta stagionale, la seconda di fila. Allora, siamo rientrati in studio e le immagini ci raccontano che a Geraci c'è stata la sagra del gol mancato. Era una partita che poteva finire 25-25 e non si sarebbe meravigliato nessuno, perché ci sono azioni da gol da una parte e dall'altra parte. Questo fa notare che le difese di entrambe le squadre sono alla frutta, forse anche all'amaro, in fase digestiva proprio. Però, pur riconoscendo che il Geraci qua a Mazzara contro il Mazzara 46 è stato molto pimpante, cos'è che non ha funzionato in quella partita, Juan? Perché col Geraci, cioè se non fosse stato perché loro si facevano il gol, il portiere, Paolo e il difensore non si facevano il gol, manco se giocavamo sei mesi non mettevamo dentro. Sì, lo so, abbiamo avuto quel pizzico di fortuna che a volte bisogna avere. Sì, quella giornata non siamo riusciti a fare il nostro gioco, non so se magari il fatto di che loro sono venuti a fare un gioco diverso a quello che avevamo incontrato prima, e quello magari a noi ci ha costato, non siamo riusciti a trovare passaggi tra le linee o passaggi tra di noi, perché alla fine non siamo creati a fare neanche due passaggi di seguito. Erano più veloci loro, andavano sempre prima sul pallone. Cioè. E parlando di loro sono una buona squadra, hanno buoni giocatori che magari non hanno trovato i risultati, però una volta, io lo parlavo sempre con i ragazzi, magari una volta trovando un risultato a loro gli vengono questo entusiasmo e forza a fare di più, e magari in questa partita, come dici tu, hanno creato diverse situazioni e hanno vinto loro, quindi qualcosa hanno, che l'Atletico Palermo è sempre una squadra forte, perché hanno, e non per niente sono lì sopra, quindi
qualcosa c'era Gigi. Certo. La partita a un certo, al 79esimo di Geraci Atletico Palermo è arrivato il gol del 2-1. Poi 3-1, 4-1, sì. Significa che in 10 minuti la squadra dell'Atletico Palermo ha preso 3 gol. Tieni conto che il gol del 2-1, come hanno raccontato le immagini, è arrivato su contropiede. Si può dire che è stata una stupidaggine da parte dell'Atletico Palermo, cioè buttare al vento una partita per a 10 minuti dal termine, lanciarsi tutti in attacco e subire un contropiede che a quel punto ti fa perdere la gara. E forse pure la testa, visto che hai perso 4-1. Se possa vincere, può capitare, uno magari con la voglia di andare a cercare la partita e viene. Loro pensano che si sono trovati con la forza di poi vincere la partita, penso che erano con la fiducia di che era il momento di fare questo schema, andare avanti. E può capitare così. Geraci, che noi abbiamo giocato incontro, hanno un giocatore veloce per fare il contrapiedi pure, penso che pure può essere che lo hanno fatto perché Geraci in due o tre partite hanno preso gol al 90esimo e hanno perso punti così anche in casa della Nissa. Sì. Può essere che Atletico Palermo ha pensato che era il suo momento per fare pure questo. È possibile che tenendo conto della classifica l'Atletico Palermo ha preso sotto gamba l'incontro col Geraci? No, non credo proprio. Mi ricordo che avevo un punto prima di iniziare la gara, il Geraci. Sì, non ha importanza perché loro li conoscono. Conoscono i fra di loro, sono nella zona e si conoscono tutti i calciatori e sanno la forza, e l'abbiamo visto anche sul campo qua contro la Pazzarese, che sono calciatori che sanno il loro fatto, insomma, e che sanno giocare a calcio, a mio giudizio. No, secondo me non è perché l'hanno messo sotto campo, perché hanno fatto la partita, lo dimostrano anche tutte le azioni che hanno fatto, insomma, quindi dall'una e dall'altra parte, quindi non credo che sia questo il punto. È, sai, perché probabilmente invece avevano pensato che potevano vincere quella gara. Allora dice, ma sì, andiamo là, andiamo a fare questi due gol che ci mancano durante la gara, insomma. E invece quelli di rimando, insomma, hanno fatto i tre gol perché li hanno fatti così. Insomma. Ok, se entriamo un attimo però nell'aspetto tecnico-tattico. Mi ricordo bene la partita Mazzara 46 Geraci, giusto Geraci, sì. Ossia quella gara in cui Perrone e Ortiz non vedevano un pallone perché c'erano tre centrali difensivi che giocavano ad anticipo e giocavano nello stretto. La caratteristica predominante del duo d'attacco mazzarese è stare vicini, cercarvi anche con i colpi di testa, visto che sia l'uno che l'altro ve la cavate bene con i colpi di testa, ma cercando di restare vicini per le triangolazioni brevi, per poi magari lanciare o l'esterno destro o l'esterno sinistro, visto che molto spesso centralmente non si sfonda. Si cerca la chiusura del triangolo attraverso un triangolo a destra o un triangolo a sinistra, ma il dialogo, la parte focale dell'azione della Mazzara 46 consiste nell'impostazione di gioco su di te che fai la sponda o su Perrone che fa la sponda, cerca il compagno vicino, in questo caso tu lui te, e poi apriamo il gioco. La lettura da parte del tecnico della squadra del Geraci prevedeva che questo gioco voi due non lo dovevate fare. È stato questo il limite di quella partita? Può essere, sicuramente loro sono stati bravi a avere le linee corte, diciamo, perché tra la linea difensiva e la linea del centrocampo loro non c'erano spazi, non siamo riusciti a trovare magari questi passaggi, perché poi con i difensori riuscivamo a arrivare fino al centrocampo, perché loro ci aspettavano lì, e poi non riuscivamo magari a impostare la nostra idea, perché come dici tu ci hanno bloccato bene ogni linea di passaggio. Però sì, è stata una partita magari da dimenticare o da prendere. Allora, per quella migliorare. Partita, quella partita a mio avviso invece non è da dimenticare, è da studiare molto attentamente, e ti spiego il perché. Nell'arco dei 90 minuti il Mazzara 46 è arrivato bene fino al limite dell'area di rigore, sì.
ma non si è mai resa pericolosa. Quindi è una di quelle partite dove bisogna cercare di capire che se l'avversario ci affronta in questo modo dobbiamo cercare una soluzione alternativa, perché se no manco se giochiamo 6 mesi la possiamo vincere quella partita. Poi che loro ci abbiano regalato il gol della vittoria, quello è un altro discorso fondamentalmente. Sì. Allora, prima di direi di fare una cosa, visto che siamo così spavaldi, parliamo di Mazara Nissa. Allora, se la regia mi mette in Mazara 46 Nissa, se la regia mi mette gentilmente in sovrimpressione le immagini, vi ricordo il finale 1-1. Stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo, sesta giornata del campionato di eccellenza siciliana per il girone A. La capolista Nissa, reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Geraci, rende visita al Mazara 46 che ha ottenuto un pari per 2-2 contro la Don Carlo Misilmeri nell'ultimo turno. Direzione di gara affidata al signor Stefano Mariani della sezione di Livorno, coadiuvato da Fardella e Cono, entrambi della sezione di Palermo. 4-3-3, questo l'assetto scelto dal tecnico Nicola Terranova, che schiera di fronte alle Zai, Rossi, Barrera, Ruano e Magro, con Pagano, Privitere, da loro a comporre la cerniera di centrocampo tridente con Semenzin, Agudiak e Antonio Esposito. Fanno il loro ingresso in campo le due formazioni quando, grazie all'ausilio delle immagini che ci giungono da Mario Carpinteri, passiamo a raccontarvi del filo di questa sfida che si apre dopo 5 giri di lancette con la prima occasione per il Mazara. La sfera arriva a Ortiz, l'ex di giornata viene disturbato e calcia alto al decimo. È spietata la Nissa, l'angolo di Privitera per la testa del Toro, Ivan Agudiak, che porta in vantaggio la Nissa 1-0 al Nino Vaccara. Segna sempre il Toro Ivan Agudiak al giro di boa della prima frazione di gioco. Offende il Mazara 46 con il cross dalla fascia per l'inserimento di Villar, ma Rossi chiude in corner. Minuto 35, la consueta pennellata, tagliata parabolica, specialità della di Santo Privitera per Esposito, che va al tiro, fa tutto bene. Makeba è attento a chiudere in corner. Va così in archivio la prima frazione di gioco. Sul parziali di 0-1 decide sin qui la marcatura di Ivan Agudiak. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa, quando c'è questo bello striscione issato ai tifosi nisseni all'indirizzo l'indimenticato Amendola, ex presidente proprio del Mazara, che intanto torna in campo e dopo un giro di lancette trova il gol del pari con Yamé Mudu, il più lesto di tutti, a scaraventare alle spalle di Rezzai un pallone vagante. 1-1 al Nino Vaccara. Minuto 55, dentro Pedigone e Scribani. Al 65esimo tocca Gueye in luogo di Agudiak. 7 minuti più tardi è proprio Privitera a imbeccare il neo entrato, non riesce però l'ex Canicattì a inquadrare lo specchio della porta. 77esimo, Nissa che pigia sull'acceleratore, la palla arriva a Scribani, sfera a rimorchio per Pagano che sfiora il nuovo vantaggio nisseno. Vicinissima la compagine di mister Nicola Terranova al nuovo vantaggio sciupato in questa occasione dal proprio attaccante. Minuto 80, viene allontanato un membro della panchina nissena probabilmente per proteste. 4 minuti più tardi il Mazara 46 ha più gamba nel finale. La Nissa si deve allora affidare al proprio portierone Elezai, che salva il risultato in questa occasione. 3 minuti più tardi la sfera arriva a Russo, che con un tiro cross per poco non beffa proprio Elezai, balzo felino dell'estremo difensore nisseno che salva, porta e risultato. Che parata da parte del numero 1 di mister Terranova, che intanto nel finale getta nella mischia anche Tripoli, ma non c'è più tempo. Al Nino Vaccara è game over, 1-1 tra Mazara 46 e Nissa, che mantiene la vetta della classifica a più 3 sul Pro Favara. Un saluto amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. E siamo alla partita di ieri, no? Nel match blu, cioè quella partita che a mio avviso, in caso di vittoria del Mazara 46, avrebbe dato una chiave di lettura molto diversa a questo campionato. Molto diversa. Ciò non di meno, mettiamola così. Tu come l'hai vista la partita? Perché è giusto sentire il parere dei protagonisti. Come l'hai vista? L'hai vista nel senso come l'hai giocata, perché io l'ho vista e ce l'ho pure, tu l'hai giocata. No, penso che noi la partita abbiamo fatto una partita di minore a maggiore, in che abbiamo migliorato dopo il secondo tempo, abbiamo migliorato molto di come abbiamo iniziato questa partita. Piano piano
e penso che abbiamo trovato la fiducia di iniziare a giocare, di uscire da dietro con la palla, fare arrivare la palla pulita a Juan o a Michele, e iniziamo a trovare spazio nel nostro gioco. Anche tu pensi come lui, cioè che il primo tempo avete concesso molto, ma nel secondo vi siete rifatti? Sì, sicuramente il secondo tempo è stato diciamo più la parte nostra più giocato, più tentando a fare quello che il mister ci chiedeva. Ok, perché il primo tempo si è giocato così? No, veramente non lo so, penso che uno sempre giocano contro un'altra squadra. No, però uno sempre prima che stavamo giocando contro la Nisa, che arrivava con punteggio pieno, il nostro campo, noi sappiamo che è una squadra che se l'hanno prima, fatto scusa, per vincere il campionato. Scusa, perché è una cosa sì. importante, prima che continui. Lui sai che cosa mi diceva? Dice, ma sono scantate. Sai cosa significa spaventare? Ma lui questo lo sta confermando. Certo. No, uno all'inizio sempre se noi sempre dobbiamo fare il nostro gioco dall'inizio, però tantissime volte loro all'inizio hanno iniziato bene, hanno fatto una buona pressione. Sì. Timore riverenziale? Io di loro non ho temore, però è come tutto. Io credo che è il rispetto di una squadra che va prima in classifica, deve magari prendere quei minuti per analizzare cosa stanno facendo. Noi dobbiamo capire che faceva. Questa tua osservazione mi fa fare un'altra domanda adesso. Sì. Vai, continua. No, dico che noi quando uno entra in campo noi sappiamo più o meno come è il gioco di loro, però pure dobbiamo capire se l'schema che fanno è lo stesso che la partita della settimana scorsa, è così, se vanno a giocare con tre avanti o solo con un attaccante, se loro in difesa si mettono 4-5-1 come lo hanno fatto. Uno tutto questo il primo minuto lo vedi, okay. Inizia allora, a capire allora, più o meno come la partita. Allora aspetta, ricapitolando. I minuti iniziali e comunque la prima fase di gioco serve per capire come giocano gli avversari e poi io mi adatto a come giocano gli avversari. È questo un po' il discorso? No, penso che loro si hanno adattato al nostro gioco perché sì. Noi abbiamo fatto lo che stiamo facendo noi. Arriviamo al nocciolo della questione, il nostro gioco, che io chiamo il nostro non gioco. Perché secondo te il Mazara 46, che è una squadra che si contraddistingue perché affonda spesso, perché cerca gli spazi, lavora bene sulle triangolazioni, concede poco a centrocampo, ieri nel primo tempo non ha fatto nulla di tutto questo, ha dato il centrocampo in mano agli avversari. C'era un Privitera. Non c'era un giocatore da solo che si chiamava Privitera, valeva per 7, nessuno che riusciva a bloccare le giocate, un centrocampo del Mazara 46 che ha giocato molto a ritroso e un attacco decisamente non pungente. Allora, ripeto, era una questione di timore riverenziale nei riguardi dell'avversario, specialmente nel primo tempo, oppure la squadra in un certo qual modo ha risposto male a quelle che erano le sollecitudini della prestazione? Lo sai perché ti dico questo? Perché secondo me ha inciso anche il fatto che lo stadio fosse pieno di persone, cioè il fatto che c'erano tutte queste persone, le due tifoserie che gridavano eccetera, a cui probabilmente non siete abituati, ha regalato un impatto a voi negativo, alla Nizza positivo. Scusa che ti interrompo, io credo, credo che questo sia stato un fattore in cui ci ha diciamo, influenzato, perché se tu vedi in squadra abbiamo ragazzi che penso che hanno avuto più di questo tipo di partita che di partite meno con meno gente, diciamo. Se tu vai a vedere c'è Locascio, c'è Galfano, c'è Licata, bueno, comunque lui pure in Argentina, bueno, io qualche partita pure ho vissuto, quindi vuol dire che per me non è stata una cosa che ci ha influenzato, anzi per me ci ha dato più entusiasmo, perché vedere tanta gente nello stadio vuol dire che qualcosa di bene si sta facendo. Allora per quale motivo si è
concesso il primo tempo alla Nice? Ora penso che la partita la giocano pure gli avversari. Noi siamo usciti a fare il nostro gioco, sempre quello che andiamo a tentare di fare. Poi giustamente non per niente. Ma nello spogliatoio succede qualcosa tra primo e secondo tempo? Uno sempre si parla per vedere che si sta facendo bene, che si sta facendo male, oppure per vedere loro se hanno qualcuna difficoltà. Si arrabbia Giovanni? Giovanni si arrabbia? Uno sempre mi dà la forza, insomma, e l'entusiasmo di combattere. Giovanni si arrabbia pure quando non c'è motivo di arrabbiarsi, però dico lo dico riesce a farvi concentrare, a darvi quella forza ideale per entrare la carica giusta, molto probabile questi tipi di partita, che ogni partita lui ci dà. Certo, è chiaro. Perché se vedi un cambiamento c'è stato. Allora, una cosa noi possiamo sicuramente dire: il Mazzara 46 gioca molto meglio quando è in trasferta che non quando è in casa. A parte la partita con lo Sciacca, le altre due partite col Geraci proprio dimentichiamocelo, ma anche con la Nissa il secondo tempo sicuramente è stato, restando con la vostra lingua, mucho gusto, ok? Oh. Però il primo tempo proprio via da anche dimenticare. Anche se hanno avuto l'occasione per fare gol, per carità. Non c'eri tu in quel momento, no? No, gliel'ho detto, è stata deviata il rabbio che aveva fatto il calcio. Un rigore a Rosario, che era chiaro, l'hanno preso, a Licata. Sì, è stato chiaro l'arbitro. Allora, vediamo un altro aspetto. Sì. 1-0 per loro, sullo 0-0 c'è stato il tuo gol mancato, diciamo così. Sull'1-0 c'è stata la prerogativa dell'1-1 quando il difensore della squadra avversaria riesce con la punta del piede a mettere in calcio d'angolo a fil di palo. Questo è tutto il Mazzara 46 relativamente al primo tempo, mentre loro costruiscono moltissimo. Nel secondo tempo, dopo che è iniziata la gara, le immagini ci raccontano e ci dicono che da un batti e ribatti fortuito Mudù ha la possibilità di portare le squadre sull'1-1, 1-1. Ci sta. Da quel momento risale nuovamente in cattedra la Nissa per 10 minuti, dove crea altre due palle gol. Sì. Poi la partita vive un lungo momento di stanca fino ad arrivare all'87esimo. Minuto in cui prima con, in una circostanza, col tiro del nostro che stava andando sotto la traversa, e poi in un'altra circostanza quando il portiere si è allungato in aria e ha preso la palla, e poi col secondo tiro sotto la traversa. Sembrava per un attimo che voi eravate più convinti della vittoria rispetto alla Nice. Cioè, a un certo punto la Nice si è accomodata, lo dico, sapete perché? Ha tolto i due attaccanti, ha messo ha tolto tutto il centrocampo all'attacco. Però fondamentalmente, quando c'è stata la prima parata del portiere, il portiere si è alzato e si è messo a gridare con tutta la squadra, la sua squadra, chiedendo maggior grinta e determinazione. Lì io ho pensato che ci poteva scappare la vittoria. Però sostanzialmente la domanda viene spontanea. Per quello che avete avuto modo ieri di tastare con i piedi, visto che si gioca a pallone, si può dire che questa Nissa è la vera seria candidata per vincere il campionato, oppure è una delle tante? No, sicuramente sia, penso che una delle due, direi, con più possibilità di vincere il campionato. L'altra siamo noi? Sì, no, io penso che è il Favara. Noi siamo una squadra che dobbiamo lavorare ancora tantissimo e migliorare. Certo, noi sappiamo che abbiamo la forza di fare cose importanti, però c'è tanto da lavorare, tanto da migliorare. Come dice sempre il Presidente, umiltà e consapevolezza che dobbiamo sempre stare con i piedi a terra e prepararci bene. Quindi noi in definitiva, un attimo che arrivo da te, quindi noi in definitiva possiamo dire che ieri è stato un punto guadagnato, o possiamo dire che sono stati due punti persi?
No, penso che dopo alla fine sì, abbiamo avuto due o tre occasioni, penso che il pareggio più o meno giusto per tutte e due, perché loro alla fine si è visto che hanno fatto cambio perché già si trovano bene con un punto giocando nel nostro campo e noi abbiamo la forza e la testa di andare avanti e trovare andare a cercare questa vittoria che alla fine no, è stato vicina, però penso che il punto, il pareggio è stato bene per tutte e due per quello che abbiamo fatto. Voglio dire una cosa. Allora, l'ambio e respiro adesso lo concediamo a Girolamo e partiamo. No, anche partiamo. Ti faccio dire tutte cose, non una cosa sola. Io voglio dire una cosa su questo. Io sono vecchio, me ne scordo. Ma che poi me ne scordo. Fammi dire quello che penso, perché poi non ci penso più. Ascolta una cosa. Ieri in tribuna parlavamo così e guardavamo la partita e dicevo: ma tutto quello che abbiamo letto allora sulla Nissa è tutta falsità, che dicono i giornalisti, perché i giornalisti sui giornali, quando la Nissa vinceva, dicevano: ma è stata fortunata all'ultimo minuto, non ci fa. Ma da quello che noi abbiamo visto, da quello che noi abbiamo visto ieri sul campo, sul terreno di gioco, non credo che sia una Nissa che è fortunata, ma che gioca al calcio e che fa tante tante belle azioni. Allora, quindi ha dei gran bei calciatori. Prima di andare, qualcuno che gli è mancato anche ieri. Non fare così, tipo. Perché scusami, Giardino non conta niente per noi. Sì, d'accordo, perché calcetta per loro. Allora manda a noi. Sono due calciatori diversi, quindi un giardino. Non è questo, non parlo per Giardino è importante per noi, tanto quanto Caccetta è importante per loro. Quindi se manca uno di qua e manca uno di là. Sicuramente Caccetta non è più forte di Giardina, secondo me. Poi è chiaro che sono. Però non è questo il punto è un altro. No, ma non parlo più tanto. No, non c'è niente. Sei tutto sì, tu, sì, va bene, ok. A questo punto. Allora, il punto è un altro. Io partirei innanzitutto, a noi spetta l'obbligo di fare questo passaggio, dalla presenza sugli spalti del pubblico, la quantità di persone presenti, l'incitamento e quanto è stato, possiamo dire che ieri c'è stata insieme. Ma c'era tanta gente pure di Caltanissetta anche in tribuna, sì, non erano solo quelli di là, in tribuna c'era tanta gente di Caltanissetta. Però no, c'è 1118 presenti, biglietti staccati, voglio dire. Possiamo dire che ieri il Mazara 46, attraverso le buone prestazioni e anche la classifica che ha riportato nuovamente le persone, ha fatto fare pace il tifoso manzarese ma spero che sia e che sia continuativo, soprattutto perché ha dimostrato insomma che il bel calcio c'è anche a Mazara, e quindi se c'è il bel calcio, perché non far diventare pure un pubblico, un buon pubblico? E il pubblico deve capirle queste cose, la gente deve capire che il calcio non è soltanto quello che vediamo in Serie A o in Serie B, in televisione, vediamolo qua di presenza e diamo il nostro cuore verso questi ragazzi che danno l'anima dentro il campo. A mio giudizio bisogna andare sul terreno, in campo e guardare e tifare soprattutto per questi ragazzi. Cosa che è successo nel finale, quando si percepiva che c'era la possibilità. E si può dire che le persone che erano in tribuna si sono fortemente identificate con la squadra. Perché ti dico questo? Quando è iniziata la partita, sono partiti gli applausi, anche perché si è ricordata la figura di quel personaggio storico, giocatore storico della Nissa. Però si è visto. Era un calciatore dei miei tempi. Sì, decisamente grande. E si è vista una città vicino alla squadra, al di là del fatto se si chiamasse Mazara Grandese o Mazara, ma che tenga a sottolinearlo, sono d'accordo con te. Poi quando abbiamo subito il gol abbiamo subito tutto il contraccolpo, cioè in tribuna ci chiedevamo no, porca miseria, no, perché era un modo come un altro per dire continuiamo a vincere, cioè eravamo noi che spingevamo anche mentalmente la squadra, no? Sì, sono d'accordo con te. Sì, è stato un colpaccio quel gol, preso così a freddo, è preso
su un errorino del portiere, ci sta, per carità, ci mancherebbe, perché tante altre volte, quante volte vale per quando ha fatto bene, ma ci può stare, non è una condanna assolutamente, però ha lasciato noi del pubblico un po' delusi e colpito sospeso. È ora, mamma mia, è ora, questa è la lista, aspettavamo il secondo gol, sì, però devo dire un grazie e un bravo a questi ragazzi, esatto, che hanno saputo reagire, perché non è facile reagire contro una grossa squadra, non è facile recuperare e poter anche vincere quella partita. Ad onor del vero bisogna dire che la Nissa le ha create altre occasioni, sì, per fare gol, certo. Fortunatamente non ci è riuscito, però bisogna dire che in Mazara 46 nel frattempo qualche handicap veniva fuori, prima si è fatto male, tanti purtroppo fortuna, pesantemente, non era top, che sappiamo essere un giocatore determinante nell'economia della squadra, e non mi riferisco al reparto difensivo, ma mi riferisco a tutto il fianco di Galfano, il motorino della squadra. Poi sapevamo dell'assenza di Giardina a priori, anche se era vicino a noi in tribuna, ma chiaramente poteva collaborare soltanto a voce, come poteva fare chiunque altro di noi. E a un certo punto chiaramente sono subentrate anche le sostituzioni, che in un certo qual modo dovevano dare linfa e forza, anche se devo dire che il francesino non ha fatto male quando è entrato, si è contraddistinto per delle buone giocate, però noi possiamo dire che abbiamo perso un'occasione ieri. Possiamo dire che in un modo o nell'altro dovevamo fare in modo tale che questa partita la vinciamo e basta? Bisogna uscire i denti, ragazzi, bisogna uscire i denti e colpire anche con i denti, certo. Perché guarda, la Nissa ha una gran bella squadra, dobbiamo essere, allora la domanda viene spontanea, la Nissa è più forte dell'Agragas l'anno scorso? Secondo me sì, visto che tu l'anno scorso giocavi con la Nissa e hai affrontato l'Agragas, secondo te questa Nissa e l'Agragas dell'anno scorso sono uguali, o secondo te questa Nissa è più forte dell'Agragas dell'anno scorso? Guarda, io credo che sicuramente erano due buone squadre, perché sennò l'Agragas non avrebbe, oggi non sarebbe in Serie D. Penso che ti ricordo che l'Agragas ha vinto la penultima di campionato. Forse quest'anno la Nissa hanno più giocatori in rosa che possono essere anche titolari, se il mister lo vuole. E penso che sì, sono guidati da un grande allenatore che magari è riuscito a fare pure la sua idea anche qua alla Nissa. E quindi, però niente, sempre quando ci sono degli elementi che puoi fare diversi tipi di formazioni. Vedi, questi infortuni che ora ci sono nel Mazara 46, noi figurarsi lo abbiamo nel cuore, speriamo che possano essere sostituiti. Pure tu ce l'hai nel cuore? Come no? Io l'avevo nel cuore, tu l'avevi nel fegato. Signore mio, io ho giocato nella Mazaresa. Questo non si doveva dire. Sono stato un calciatore della Mazaresa, però uno stopper alla Rosato. Pure. Ero molto bravo pure, tra l'altro. Quindi figurati se nel cuore. Non c'erano le televisioni. Le squadre di Mazara. Non c'erano le televisioni. A mio giudizio, le squadre. Posso dire che non tifo pure per il Mazara, una volta è stato presidente del Mazara. Ma io stavo scherzando, posso lo sa. Io però tifo per le squadre di Mazara e spero che la Mazarese possa vincere il campionato. Quindi figurati, sono contento di vedere un calcio maggiore e quindi vedere squadre e vedere ancora più calcio. Preparati a una domanda più impegnativa che ti farò fra un minuto. Dice Giovanni Iago. Sì, impegnati molto forte. Dice Giovanni Iacono, arriveranno due giocatori quanto prima, anche se non sono stati detti i nomi dei due che hanno firmato, e quindi quanto prima saranno vostri compagni. Non so se uno dei due poteva riferirsi a Mario Erbini, di cui sappiamo del tesseramento, ma magari non ha dimenticato di dirlo. Comunque. C'è Rosella che fra l'altro è arrivato, ma già è stato tesserato la settimana. Sì, ha già giocato. In un organico non striminzito, ma comunque di numero, diciamo quel tanto che basta,
Comunque questi sono giocatori di spessore, sono manzaresi, li conosciamo, non sì. sono di spessore perché sono manzaresi, sono di spessore perché sanno giocare a calcio. Hanno e una buona li conosciamo qualità. E speriamo bene. I tempi di recupero dei vostri compagni con riferimento a Giardina e per quanto riguarda Galfano, credo che di aver capito che se ne parla domani. Domani sapere perché. Sì, domani se deve fare lo studio e dobbiamo sì. vedere di che cosa si tratta. Che le è successo bene a lui. Mm. Cioè, sappiamo che è un problema al ginocchio, ora dobbiamo vedere se. Speriamo che non sia quello, speriamo che sia meno bene. E la classica partita quella di ieri dove ok, basta, 1-1, giriamo pagina e andiamo avanti. Certo, o ci lecchiamo le ferite di questa ora l'importante è capire le cose che si hanno fatto bene, le cose che si hanno fatto male, perché poi ora sabato abbiamo pure una partita più di importante, direi, che è per riaffirmare quello che stiamo facendo o magari fermarci un po'. Quindi penso che è momento di già metterci in testa che dobbiamo andare a fare risultati. È quasi un fatto più psicologico. Allora, arriviamo alla domandona, quella da 100 milioni che dovevo fare a Girolo, che devo fare a Girolo. Girolo, nelle prime sei giornate di campionato, il Mazzara 46 ha giocato contro il Misilmeri, lo Sciac, il Profavara e la Nissa. Le più forti squadre del campionato. Sabato prossimo affronterà l'outsider, cioè quella che non ce l'ha messo nel conto, che sarebbe l'Atletico Palermo. Se dovesse fare il risultato. Ragioniamo per un attimo. Tenuto conto che la Nissa non le ha affrontate queste squadre. No, perché già Arascio. La Nissa l'ha affrontata. Profavara sì. Coppa Italia. Che cosa? No, il Profavara è in campionato da ma non ha affrontato tutte queste squadre. Cioè... Tutte. Ancora ce l'ha qualche partita da cartello da giocare. Certo. Mentre il Mazzara 46. Tranne queste di sabato, poi sono al ritorno. Sono tutte allo scinere. Dovrebbero essere tutte. come dicono Oxford, sono allo scinere. Quindi si può dire che il Mazzara 46 ha superato alla grande l'esame dell'impatto di questo campionato, tenendo conto del fatto che ha affrontato le più forti, le ha superate o comunque le ha superate brillantemente i momenti. Resta da capire il momento di sabato prossimo. Ma senza dubbio le ha superate, il Caspesa le ha superate. Non ho perso una partita con queste, quindi qualcuna l'ha vinta, si è conosciata, le altre le ha pareggiate tutte e tre, due in trasferta. Un'altra idea. Due non volutamente. Ma infatti ci stavo arrivando. Giocando benissimo e meritando la vittoria su tutte e due i fronti. Assolutamente. Quindi, senz'altro ora il campionato è a scendere dopo questa di sabato, perché incontrerà tutte le squadre che, almeno sulla carta e sul tabellone, sono inferiori al Mazzara. Teoricamente. Nel frattempo si riprendono i ragazzi. È normale, quindi intanto avranno modo di riprendersi giustamente i calciatori infortunati. Sta a vedere se possiamo ripristinare questi infortunati con altri, perché abbiamo molti giovani tra l'altro. Sono un po' fragiliti, diciamo, fisicamente a mio giudizio, e questo influisce molto, perché quando si affronta un avversario che è di statura, metti un Privitene e metti un russo, un nostro russo, ma quando solo basta che fa così, è russo cade. Ma non perché gli voglia fare è una questione di stazza fisica, anche se il russo è uno di quello che non si lascia intimidire, ecco. Ha da dire la sua, assolutamente, però c'è un fatto che il russo, Angileri, insomma, non sono fisicamente, ma indipendentemente da questo, ce la fanno a reggere se dovesse mancare qualcuno. Speriamo che Gaspano non abbia nulla di quello che si pensa, perché ricordiamoci che Gaspano è il motorino della squadra, noi facciamo i migliori auguri a Gaspano e ci auguriamo che non abbia nulla di quello che abbiamo sentito, perché sarebbe, al di là di
L'assenza di Galfano toglie almeno il 15% della come forza. Come lo toglie Giardino? Come lo toglie anche Giardino sul piano dell'impostazione. Certo. Comunque è chiaro che in questa squadra ogni personaggio ha un ruolo ed è soggetto, è il principale protagonista e soggetto delle sue capacità in quell'ambito. Fino a questo momento tale si è dimostrato. Bisogna dire che anche i giovani che ci sono hanno detto la loro. Che hanno giocato male quando sono subentrati. Assolutamente no, non si può dire questo. Io sono dell'avviso che il Mazara 46 ha questa stagione nelle sue mani. Se in questo momento qui ci fosse Giovanni Iacono direbbe che ci dobbiamo salvare domenica prossima. Come dice sempre. Come diciamo sempre. Fortunatamente non c'è e noi andiamo avanti. Diciamo che questo Mazara 46 può dire la sua e la può dire per davvero. Non sono d'accordo con chi sostiene che la prima della classe, certo ha dimostrato di avere numeri sicuramente migliori dei nostri in occasione della partita di ieri. Diamo tempo a questo gruppo di crescere e poi ne parliamo eventualmente in occasione della gara di ritorno. Le altre squadre a me non sembrano superiori al Mazara 46, anzi te la devo dire tutta, secondo me sono meno capaci. Però è anche vero che anche il pallone è rotondo. Anche la Nice? No, della Nice ho detto che è superiore. Quindi la condizione per quanto mi riguarda in questo momento è questo. Fra un attimo parleremo anche della partita della Mazara 46 in casa dell'Atletico Palermo quando leggeremo il turno successivo, però prima dobbiamo andare a vedere, udite, la prima vittoria del Mazara Calcio. Se la regia la mette in onda, Aspra 1, Mazara 2. È iniziata Aspra Mazara con Costantino che va al lancio lungo in Geraci Aspra, oggi gioca titolare contro il Mazara, intanto a vuoto Palazzo, è il miracolo di Damiere Sullentini, la prima occasione della partita è del Mazara, indietro Buono può andare al cross Tarantino, alla fine va con l'attacco ancora Marrone, viene dentro al campo Marrone, calcia la risposta di Cassano, risponde l'Aspra, un'occasione per parte e siamo solo al quinto minuto. L'Aspra con il numero 7, c'è Costantino che si è buttato nello spazio, il pallone arriva Alex Palermo, Costantino davanti al portiere, la risposta di Cassano, la seconda opportunità della partita dell'Aspra, se l'è divorata Costantino, con le qualità del 7 nell'uno contro uno, allarga il gioco da Amzakari che può coordinarsi per andare a calciare un rimpallo a favore del Mazara, è il gol di Lentini, l'Aspra spreca, il Mazara passa in vantaggio al dodicesimo sul cronometro, quasi tredicesimo, e Lentini si va a prendere l'applauso del poco pubblico mazzarese giunto fino a Misilmeri, quella del 2, alla fine la pressione di Nicosia e Giglio si fa efficace, e la Giglio e la Somattonella per calciare, la palla che finisce sopra la traversa, ancora una volta ad un passo dal gol dell'Aspra, sarebbe stato il centro del pareggio, vicinissimo all'Eurogol Raffaele Giglio, che è l'estro del 10 delle Mazzara, intanto Nicosia verticalizza bene per Marrone che davanti alla porta firma il pareggio e arriva la clamorosa segnalazione del guardaline che alza il braccio e ferma tutto, gol annullato all'Aspra, ma c'è tanto da discutere, sembrava giusta la partenza di Marrone, il gol, occhio perché si prende gravi rischi qui il Mazara, insiste l'Aspra, Barbera tira e poi segna ancora Marrone, è altra chiamata dal guardaline, è altro fuorigioco del fatto che la partita può essere recuperata perché ci sono tutti gli estremi, Barbera si allunga Cassano e poi Marrone, stavolta il gol è regolare, terzo gol con la maglia dell'Aspra per Mirko Marrone, dorme la retroguardia del Mazara sulla ribattuta di Cassano, ci aveva provato Barbera, segna Mirko Marrone, calcio di punizione battuto, prova uno schema l'Aspra con questo tiro di Giglio che si è coordinato al volo, ha dimostrato di avere il piede caldo su quella parte di campo e allora il pallone arriva a corso dalla distanza,
Grandissima la coordinazione dell'ex Mazzarese. Tanto Priola si prende campo. Barbera, con un po' di difficoltà, alla fine riesce a mandare Marrone che calcia! Grande tiro dell'11. Palla sopra la traversa. Ciulli che comunque entra dentro al campo con tanta personalità, mandando anche Lentini al tiro esterno della rete. Torna a concludere in porta il Mazzara. Nell'area dell'Aspra può pensare al tiro Bari. Si libera bene alla conclusione il 4. Non la tiene Damiere e poi Ricciulli. 2-1 del 7. E arriva un rosso per Mattia Barbera. Purtroppo non abbiamo inquadrato il contatto nell'area di rigore. Lo zoom era tutto sulla palla. Palazzo in mezzo, si è buttato Piscopo, opportunità, traversa, e il direttore di gara ferma il gioco su segnalazione del guardalinee. Finta di Costantino, va Tarantino in mezzo, ha provato lo schema Giglio, l'aggancio che non va, e questa era una grande opportunità. Troppo poco minutaggio a sua disposizione, intanto tiro che rischia di fulminare Demiere, palo delle Mazzara dalla distanza. In questi ultimi minuti, triplice fischio, secondo KO consecutivo, il terzo della stagione, rimediato all'Aspra. Torniamo in studio. Allora, dolce e amaro per questa partita. Dolce perché sono arrivati 3 punti, amaro perché Baiada si è fatto male. Un grosso impatto. E purtroppo noi ci auguriamo di no. Ma se è vero che è tornato ingessato o comunque fasciato, è ingessato, l'ho visto io. Ingessato. E allora ne avrà almeno un mese. E comunque è un giocatore determinante in fase difensiva e quindi questi 3 punti sono quei famosi 3 punti che sono un'autentica manna che cade dal cielo in un momento e in un contesto dove tutto gira per il verso sbagliato. Trovare 3 punti è come camminare in mezzo alla strada e trovare un portafoglio pieno di soldi, incredibilmente, sì. Purtroppo ci ritroviamo a parlare del Mazzara Calcio in questi termini. Perché ci ritroviamo a parlare del Mazzara Calcio in questi termini? Noi avremmo voluto dire ben altre cose. Io, Geromo più di me, ma io insieme a lui, avremmo voluto raccontare di un Mazzara primo in classifica e primo nel girone di Coppa dei Campioni addirittura. Ma non è possibile. Noi quello che vediamo, raccontiamo, e quello che udiamo diciamo. In settimana ci sono stati altri cambiamenti. Mi sorge spontaneo il dubbio come mai nelle ultime 3 settimane è stato sbandierato ai 4-20 che doveva assolutamente arrivare un regista arretrato e un portiere. Sono passate 3 settimane e non è arrivato nessuno, anzi, a dire il vero, è arrivato un portiere che non è entrato nelle grazie e che quindi è stato accomiatato. Per il resto tutto è rimasto com'era, fino a quando Salvatore Asaro non ha pensato bene di spostare Almaroui e metterlo in cabina di regia arretrata davanti la difesa, mutare un pochettino qualche ruolo, compreso ieri nelle immagini si vedeva nella partita Ricciulli che faceva il terzino destro, ma ci sta, l'importante è che vinciamo, come si suol dire. Ma c'era Vellutato che ha giocato? Sì, Vellutato ha giocato, se non ricordo male, tutta la partita. E quello che voglio dire sostanzialmente, però, costa in altri termini. Continuo, al di là dei 3 punti che sono una manna caduta dal cielo, continua a ricevere l'impressione che si improvvisa. Cioè, è arrivato Peppe Scarcella, modestamente per quanto mi riguarda sono contento per lui. Mi dispiace per Bartolo Licata che ha lavorato a mio avviso bene, tanto quanto aveva lavorato bene Peppe Scarcella nel Mazzara 46, prima di essere, diciamo, accomiatato. Entrambi sono sicuramente 2 personaggi che hanno fatto bene per il Mazzara Calcio, sia sponda A che sponda B, diciamo così. Salvatore Asaro dovrà lasciare
il bandolo della matassa a Salvatore Tedesco, di cui si dice, voci di corridoio, che non può allenare perché il suo patentino non è aggiornato. Io non posso entrare nei vincoli dei regolamenti e quant'altro, perché purtroppo lì io ignoro, però mi è stato spiegato che non può allenare perché non è a posto con questa situazione. Comunque sono cose a parte che questa tengo a precisare anche un altro particolare: il Mazara Calcio pare che abbia preso una multa, perché la stessa cosa si poteva dire per quanto riguardava Salvatore Asaro. Perché dico queste cose? Dico questo perché ci si aspetta dal Mazara Calcio, e quindi mi riferisco alla dirigenza, una comunione di intenti che abbia lo scopo di riportare sulla giusta strada questa società e questa squadra. Se continuiamo sempre a trovare situazioni poco belle da dire, meno male che ci sono stati questi 3 punti questa settimana, se no sarebbe stata una settimana proprio da dimenticare. Augurandoci che il Mazara Calcio possa al più presto possibile risolvere le tematiche e le problematiche che l'affliggono, e lì ci limitiamo, speriamo che domenica prossima possiamo vincere in casa, Cirolo. Cioè, che dobbiamo dire? Io devo dire un'altra cosa. Tu parli che Salvatore Alfa non poteva, intanto è andato di nuovo in panchina a Misilmeri. Non poteva perché Mazzara ha detto che lo presentava poteva martedì. Quindi, a chi? Io parlo di Salvatore Asaro. Ha detto non pote... chi ci andava se non ci andava lui, nessuno. E ma se tu dici che non ha il patentino che poteva andare, com'è sì, che l'hanno rimesso di nuovo in campo? Perché ci sarebbe tutta una teoria da andare a spiegare alle persone che sono a casa, e faremo 6 ore di trasmissione. Comunque c'è andato, comunque quindi è andato in panchina, l'allenatore c'era. Esatto. E poi dico un'altra cosa, il fatto di Totò. Sono cose che riguardano la società, quindi penso che lui è qua, è andato a Misilmeri contro l'Aspa, era in tribuna a vedere la squadra per prendere un po' ragione, farsi una ragione di quello dei ragazzi che giocano, e quindi penso che sarà preso come allenatore. Poi se ha il patentino o non ha il patentino, io non credo che lui possa stare qua e andare in panchina se non ha il patentino. Quindi o risolve i problemi prima di andare in panchina, oppure non può fare l'allenatore, credo, se tu pensi che non è secondo quanto ti hanno riferito. Non lo so, queste sono comunque cose che la società deve vedere prima che quando si sieda in panchina, a mio giudizio. Sicuramente. Perché è giusto che, certo, che si sia, che tutto in regola prima ancora che si facciano le cose. E poi un'altra cosa, spero che, io sono più positivo rispetto a te verso il Mazara, nel senso che penso che contro il Marineo, perché contro l'Aspra io ho visto la gara, il Bollentini come al solo si mangia un gol fatto davanti alla porta per prima, il primo lo sbaglia, il secondo l'ha messo dentro, alla stessa maniera identica di quando ha giocato qua a Mazara e si mangia il gol solo davanti al portiere. La stessa cosa aveva fatto con l'Aspra all'inizio, poi il secondo l'ha fatto, le azioni da gol le ha fatte, d'accordo, giocava con l'Aspe, non giocava con la Issa, ci mancherebbe altro, ma ognuno ha le sue forze, è riuscito a vincere contro una squadra che aveva i suoi 5 punti, quindi una vittoria e 2 pareggi era riuscito a farla, cosa che non aveva fatto il Mazara. Il Mazara è riuscito, aveva fatto solo un pareggio, è riuscito a vincere, e io spero nel mio cuore, e spero anche per la tifoseria tutta in genere, che il Mazara possa vincere domenica prossima contro il Marineo per poter ambire, e quindi aggiustando un po' la società, a situazioni di classifica migliori. Ok, allora veniamo a quello che è il turno successivo, passiamo a leggervi gli impegni della 7ª giornata di campionato. Nell'anticipo, quindi sabato 21 alle 15:30, Atletico Palermo, Mazara 46,
e poi seguirà Castellammare e Gerace. La domenica invece Aspra Accademia Trapani, Folgore Sciacca, Fulgatore Profavara, Mazara Marineo di cui fino a un istante fa diceva Girolamo, Nissa Misilmeri, Castelbuono, Casteldaccia. Juan, quanto è importante questa partita nell'economia di questa prima fase di campionato per il Mazara 46 in casa dell'Atletico Palermo? Sì, come parlavamo prima, per noi è importantissima questa partita, per capire per tutto quello che si è fatto, diciamo, per confermare tutto quello che abbiamo fatto e quello che dobbiamo fare, quindi dobbiamo essere lo più concentrato possibile e andare a cercare un risultato, perché per noi diciamo, ci porta più entusiasmo di quello che c'è. Cercare il risultato per te cosa significa? No, sempre dobbiamo cercare a vincere. No, mi piace sentirlo. Sì. Uno X2 che mettiamo in schedina? Due. Va bene, d'accordo. Allora, intanto vi ricordo che la partita del Mazara si gioca domenica alle ore 15.30, quindi invito tutti gli sportivi ad andare allo stadio a sostenere i colori giallo, blu e canarini. E dopodiché facciamo il tifo sabato per il Mazara 46 che gioca in casa dell'Atletico Palermo. Io ringrazio. Dove si gioca? Sapete dove si gioca? A Terrasini, a Terrasini. Ma sempre perché gioca a Terrasini, sì. Sì. Allora, siamo in chiusura di trasmissione. Io ringrazio Juan Ortiz Lopez per essere stato con noi. Grazie. Sei sempre il capocannoniere del girone? Sì. Ancora. Ancora il capocannoniere del girone. Speriamo che lo continui ad essere. Un sabato sicuramente. Ok. Ringraziamo anche Miguel Barbosa per essere stato con noi. Vi auguriamo a tutti e due le migliori sorti per questo campionato e ovviamente anche al Mazara 46. Io ringrazio anche Girolamo Cristaldi per essere stato con noi, ringrazio tutti voi a casa e come sempre rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle ore 21. Ciao, buona serata. Ciao a tutti. Buonasera.